In questo numero del Salus TG, sole e benessere intestinale legati a doppio filo. FIMG, fumata bianca per rinnovo convenzione medici di famiglia. In Italia 213 casi di morbillo a giugno, ai primi posti in UE. Sono molte le malattie gastrointestinali ad essere influenzate dalle condizioni climatiche, sia nella loro qualità in termini di sintomi, sia di andamento nel tempo. Perché? Le condizioni climatiche influenzano fortemente attraverso il nostro sistema nervoso l'attività motoria del tubo digerente e l'attività secretiva. Un esempio per tutte è la malattia del reflusso gastroesofageo, che tipicamente ha un andamento stagionale. È proprio durante il cambiamento di stagione in cui si verificano le riacutizzazioni. E poi la sindrome del colon irritabile, perché nelle stagioni invernali sicuramente mangiamo meno frutta e verdura, nella stagione estiva ne mangiamo di più, e questa ha forte influenza sulla comparsa dei sintomi, sulla durata dei sintomi o sulla recrudescenza dei sintomi. Passo avanti per il rinnovo della convenzione dei medici di medicina generale. Una fumata bianca per la FIMG dopo l'incontro per il rinnovo con la SISAC, dove è stato firmato il verbale d'intesa. Appuntamento il 5 settembre per la sottoscrizione definitiva. Nei prossimi 3 anni, grazie a questa preintesa, oltre ai medici già presenti in graduatoria, gli italiani avranno a disposizione più di 6.000 giovani medici di famiglia che stanno frequentando il corso di formazione specifica, ha annunciato il segretario nazionale della FIMG, Silvestro Scotti. In Europa i casi di morbillo registrati a giugno sono stati 1.433 e solo 4 paesi non hanno segnalato casi. Complessivamente il numero dei contagi ha continuato a diminuire rispetto ai 2 mesi precedenti. Francia 469 casi, Bulgaria 236, Italia 213 e Polonia 123 sono i paesi con il numero di casi più alto. È la fotografia del monitoraggio dello European Center for Disease Prevention and Control sui dati relativi a morbillo e rosolia sui 28 paesi dell'area UE.